Facciamo la classifica dei migliori videogiochi che hanno all'interno parkour. Avendo analizzato tutti i videogiochi immaginabili e possibili, ora la nostra idea era fare la tier list dei migliori videogiochi con all'interno il parkour. E lo analizzo secondo due principi fondamentali. Il primo è la realisticità dei salti che ci sono. Quindi se i salti nel videogioco sono realistici, sono fattibili nella vita vera. Il secondo, la bellezza nel giocarlo. La bellezza nel giocare il videogioco dipende da tre criteri fondamentali. Storia, quindi se è una bella storia. La grafica, quindi com'è la grafica del gioco. E la quantità di mosse di parkour che si possono fare. Ok? Ovviamente questa classifica tiene conto solo del parkour nel videogioco, non se il videogioco in generale è bello. Iniziamo da Assassin's Creed. Allora, Assassin's Creed 1, per il punto di vista della realisticità dei salti, è abbastanza alto. Cioè non è male, sicuramente un 7 su 10 se lo prende senza problemi. Per quanto riguarda la bellezza nel giocarlo, siamo ad un livello molto alto. Non lo metterei in A, quindi lo metterei in B, ok? Arriviamo ad Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, ragazzi, ha avuto un boost spettacolare nel parkour. Ci sono molte, molte più movenze di parkour, ma soprattutto c'è proprio delle movenze davvero molto molto belle. La quantità di mosse da fare è davvero incredibile, cioè ci sono cat ritorno, tic tac, quindi io lo metterei davvero S, perché davvero, ragazzi, Assassin's Creed 2 ha rivoluzionato il parkour in Assassin's Creed, a mio parere. Parliamo di Assassin's Creed Brotherhood. Se dobbiamo metterlo da un punto di vista di parkour, è allo stesso livello di Assassin's Creed 2. Dato che noi analizziamo solo il parkour, lo devo mettere allo stesso livello. Intanto rispondo un po' di gente di TikTok. In Brotherhood manca una mossa di parkour. Se mi dici che mancano alcuni movimenti che invece su Assassin's Creed 2 ci sono, allora lo rimettiamo in A, come io generalmente l'avrei voluto mettere. Revelation non lo metterei allo stesso livello di Assassin's Creed 2, perché giustamente il protagonista è più anziano e quindi tutti i movimenti erano un po' più rallentati, un po' più pesanti, e inoltre hanno aggiunto il rampino che non era proprio realistico, quindi per quanto riguarda la realisticità è un po' più in basso rispetto al 2. E per quanto riguarda la bellezza nel giocarlo, sempre allo stesso livello, quantità di mosse ce ne sono un po' di meno, quindi Revelation lo metterei su una A. Assassin's Creed 3. Allora, Assassin's Creed 3 è difficile da analizzare perché per quanto riguarda la realisticità è abbastanza realistico, direi allo stesso livello di Assassin's Creed 2 e Revelation e Brotherhood. Per quanto riguarda invece la quantità di mosse, ce ne sono un po' di meno, ma ne hanno aggiunte anche un po' di più, del tipo le climb up e i dino, quindi anche qui io lo metterei o A o S, ma più A che S, perché ci sono alcune cose che non mi fanno impazzire. Ora arriviamo alla nota dolente, ragazzi, perché Black Flag, realisticità dei salti, siamo allo stesso livello di Assassin's Creed 1, quindi gli do un 7 su 10. Non è così parkouroso, se vogliamo dire. Purtroppo ci sono davvero pochissimi movimenti di parkour in Assassin's Creed Black Flag. Ce ne sono fatti anche abbastanza bene, ma non sono così eclatanti, ok? E quindi purtroppo devo metterlo in B, non me ne vogliate voi estimatori di Black Flag. Siamo arrivati a Rogue. Ecco, qua credo che molti mi andranno contro. Confrontandolo a Assassin's Creed 3, se posso dire, fa schifo. Cioè, raga, non è bello. Cioè, il parkour all'interno di Rogue fa proprio schifo. Io lo metterei su C solo perché è un Assassin's Creed e gli Assassin's Creed hanno sempre uno scalino in più. Il parkour di Syndicate è anche bello,
ma per quanto riguarda la realisticità non è esistente, cioè fa dei salti che non sono per niente realistici. Bellezza nel giocarlo sì, ma quantità di mosse che puoi fare sono davvero troppo poche. Quindi io lo metterei sia Syndicate che Unity, li metterei sulla C, purtroppo. Assassin's Creed Odyssey, purtroppo ragazzi, non ha un bel parkour. Soprattutto ci sono dei salti che non sono realistici, tipo che accelera in aria, fa un passo e va velocissimo. Quindi solo perché è un Assassin's Creed io lo metterei su C. Jogan dice... Ovviamente io di parkour non ne capisco niente, ma realisticamente fa proprio sboccare. Hai ragione, dai. Apprezzo i vostri consigli. Origins molto più bello di Odyssey, però siamo allo stesso livello di Odyssey per quanto riguarda il parkour. Io lo metterei un po' allo stesso livello di Valhalla. Tanto che Odyssey, Valhalla e Origins sono uguali, tutti sul D. Detroit Become Human, sinceramente c'è solo una missione con del parkour. Se vogliamo analizzare solo quella missione, il parkour era fatto molto bene, molto realistico. Però non c'era tanta scelta di movimenti di parkour. Essendo che ha solo una missione con il parkour, assolutamente lo devo mettere in ci hanno provato. Comunque, Dying Light ha un buon livello di parkour, non sono molto realistici i salti, ma quantità di salti che si possono fare sono molto belli. Lo metterei su C perché comunque la bellezza, per quanto riguarda la bellezza nel giocarlo, non è così eccezionale, perché ci sono molti movimenti che non sono realistici, quindi io lo metterei su C. Ghost of Tsushima, anche qui, lo devo mettere in ci hanno provato, perché ci sono due cose di parkour. C'è il roll e tipo il cat, non c'è granché. Ghost Runner non ha parkour e soprattutto non è realistico, quindi purtroppo per chi gli piace Ghost Runner lo devo mettere in ci hanno provato. Comunque stavo dicendo, God of War va direttamente in ci hanno provato, perché ha solo una missione dove c'è del parkour. Il parkour non è neanche così realistico, ma ci sta perché lui non è umano. Io vorrei fare parkour, ma mia madre dice che è pericoloso. Come posso fare? Bellissima domanda. E tu vai sul mio profilo di TikTok o anche di Instagram. Ho fatto un video apposta. Devi far andare quel video e farlo vedere a tua madre. E io faccio vedere cosa insegno alla gente che pratica parkour. L'obiettivo principale di questo canale è far conoscere il parkour e parlare di parkour. E far capire che parkour non è una cosa di pazzi scappati di casa. Andiamo avanti. The Last of Us 2. Anche qui c'è pochissimo parkour, sinceramente. Però il poco parkour che c'è è fatto molto bene. Nel senso che è molto realistico. Lo metterei in D perché è davvero fatto molto bene. Però non è allo stesso livello di Assassin's Creed Valhalla, Origin e Odyssey. Io lo vorrei mettere qui tra uno e l'altro, ma non si può. Quindi se devo scegliere lo metterei in D, perché The Last of Us non è allo stesso livello di Ghost of Tsushima, Detroit e God of War. Mirror's Edge. Mirror's Edge è molto 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 simile a Dying Light 2, però ha delle movenze che sono leggermente meno realistiche di Dying Light 2. Dying Light 2 è un po' più realistico, quindi io lo metterei allo stesso livello di Dying Light 2, ma Dying Light 2 è davanti. La classifica è anche che quelli più a sinistra valgono di più di quelli più a destra. Prince of Persia lo devo trattare un po' con i guanti, perché è stato il primo che ha introdotto un po' di movenze di parkour. Ci sono molti movimenti di parkour, il problema è che sono tutti irrealistici, irreali. Quindi purtroppo Prince of Persia, seppure è stato il primo, deve scendere un sacco fino a D, perché sono molti, quindi hai molta possibilità di movimenti di parkour, ma non sono realistici. Per quanto riguarda Spider-Man, non ha parkour. Le uniche cose che ci sono acrobazie in aria, quindi volteggi, front flip, back flip, avvitamenti mentre si oscilla, e basta sinceramente. Quindi io, per quanto riguarda il parkour, lo metterei in ci hanno provato. Tomb Raider, come vi stavo dicendo, comprende tutti. Quindi sia Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, che il primo. Sinceramente ha molto parkour, ok? Quindi disponibilità di movimenti di parkour sono molto alti. Però la realisticità lascia un po' a desiderare. Quindi Tomb Raider in D perché non sono molto realistici. Però c'è tanta possibilità, ci sono tanti movimenti di parkour che si possono fare.
quindi per questo l'ho messo davanti a The Last of Us. Uncharted 4 ha pochissimi movimenti di parkour, ma quelli che ci sono molto realistici e fatti bene. Io lo metterei primo della D, dopo gli Assassin's Creed. Comunque, Vector. Allora, Vector ha un bellissimo portfolio di movimenti, quindi sono davvero tantissimi movimenti di parkour che ci sono, ma la realisticità è davvero molto bassa. Nel portfolio di movimenti, Assassin's Creed 2 più o meno è a un 8,5. Vector, per quanto cose di parkour, 8,5 anche lui. Però per quanto riguarda la bellezza nel giocarlo, da 8,5 che era, scende più o meno a 7. Realisticità, inoltre, che è l'altro criterio, lo abbassa ulteriormente perché non è molto realistico. Quindi io lo metterei in B, secondo me. L'ultimo della B, però. Perché comunque i salti non sono molto realistici e soprattutto noi consideriamo anche, cioè, dal punto di vista grafico, non è così eccezionale. Watch Dogs invece tutti li ho giocati. Io non mi ricordavo di quanto era alto il livello di parkour che c'è in Watch Dogs 1. Per quanto riguarda quantità di mosse che si possono fare, è molto alto. Per quanto riguarda realisticità, raga, sono tutti strarealistici. Cioè, realisticità siamo tipo 9. Siamo quasi a livello di S, ma io lo metterei in A, per il semplice motivo che alcune cose non le puoi fare. Assassin's Creed 2 ha più tipi di movimenti. Quindi Watch Dogs 1 assolutamente in A, perché è realisticissimo. Forse è uno dei più realistici in tutta questa tier list. Anche più realistico di Assassin's Creed 2, eh? Però ha meno movimenti di parkour. Invece Assassin's Creed 2 ha più movimenti di parkour. Capito? Per questo che Assassin's Creed 2 è sopra. Arriviamo, ragazzi, ad Watch Dogs 2. Quando io l'ho giocato mi ha sconvolto, perché Watch Dogs 2 ha tutti i benefici di Watch Dogs 1, ma in più ha anche tutti i flip. E ragazzi, i flip sono fatti strabene. Molte cose sono irrealistiche, ma viene compensato dal fatto che ha un portfolio di movimenti molto ampio. Quindi vi sembrerà strano, ma Watch Dogs 2 va direttamente in categoria S, insieme ad Assassin's Creed. Watch Dogs Legion ha avuto un calo per il livello di parkour. Non solo gli hanno tolto tutti i flip e le movenze di Watch Dogs 2, il portfolio di movimenti di parkour che puoi fare con Watch Dogs Legion si è abbassato tantissimo. 5,5, 6 gli posso dare. Per quanto riguarda la realisticità, sono realistici i salti, abbastanza, ma sono davvero troppo pochi. Quindi potrebbe finire anche in C, perché non ha per niente tanto parkour, anzi il parkour è molto brutto. Forse sarà che vengo influenzato dal fatto che l'1 e il 2 avevano un livello di parkour altissimo.